Vabbè, vabbè, parliamo invece d'altro, perché purtroppo questo è un mondo di pazzi e da quando è partita la pandemia la gente è proprio fuori di testa, soprattutto online. Ormai tutto vale, vale qualsiasi cosa. Uno sta cagando e fa le stories, uno sputa, fa le stories, ormai è merda ovunque. E c'è una persona che ieri sera ho scoperto avere veramente l'angolino. Sai che il Musazzi dice vado a piangere il mio angolino? Verso le 2 di notte mi manda dei vocali, era ubriaco marcio, nel suo angolino lui si è creato uno spazio in camera con il tavolino, c'ha il whisky, le sigarette, il whiskino, le sigarettine, si ammazza. Cioè, era, allora si è bruciato la bottiglia di spruzzo, la bottiglia di Balorda e una bottiglia di Jack Daniels grossa così, era fuori come una mina, però lo amo tantissimo, infatti è per questo che ci colleghiamo con Vita da Influencer de il Musazzi. Lo Zodi 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi. Eccoci qua, pronti per incazzarci nuovamente tutti insieme ascoltando un bel elenco di puttanate a profusione di questi geni di Instagram che passano le loro giornate a sponsorizzare rasapalle, sbagliare congiuntivi e lamentarsi di quanto sia difficile non fare un cazzo dal mattino alla sera. Partirei alla grande con un piccolo e tenero Chiofi al quale chiedono quanto è importante per te la figa. Bah, neanche tanto, diciamo mediamente importante. Adesso sapete, ho anche 32 anni, quindi magari quando ero più giovane forse. Ma come neanche più di tanto? Ma cosa cazzo stai dicendo, Chiofi? Io ti voglio davvero bene, però non puoi dire queste robe qua. Ormai ho 32 anni. E a 32 anni la figa smette di piacerti. Parli come se avessi 87 anni. Io capisco che non deve essere facile vivere con una prugna al posto del cervello, però c'è un limite a tutto. Sai che pensandoci alla fine non possiamo neanche aspettarci grandissime cose da uno che si trapianta i peli delle palle in faccia perché non ha la barba. In ogni caso, sempre e solo forza Chiofi. Donne, quante cose abbiamo da fare. Adesso ho fatto partire la lavatrice. Cazzo. Indosso qualche goccia del mio profumo. Che lavoro. Cioè basta, finito così. Donne, quante cose abbiamo da fare e dici fare la lavatrice e mettere il profumo. Ma che vita conducono queste persone qua? Ma io una come lei la vorrei vedere mentre estrae l'uranio a mani nude nelle miniere. Ida Platano, 530.000 followers. Cosa ti è successo? Raccontacelo. Da bambina giocavano a lanciarti per aria e non riprenderti? Ti è rimasta la fontanella aperta? Non capisco davvero come ci si possa mettere davanti ad un telefono e dire determinate cose. Che vita quella degli influencer. Ma adesso parliamo seriamente. Questi pensano che sia davvero un lavoro? Ce lo spiega Alessia Cammi. Noto che viene preso molto sotto gamba come lavoro, ma in realtà, ragazzi, è un lavoro a tutti gli effetti, con tutto quello che comporta un lavoro. Piuttosto che avere un titolare, noi lavoriamo con tante aziende, piccole e grandi, con alcune lavoriamo direttamente, con altre invece tramite agenzia, quindi capirete che ci sono tante persone che lavorano con noi e dietro di noi. Aspetta un momento, andiamo per gradi. È un lavoro a tutti gli effetti e qua mi parte già la prima bestemmia. Guardate che indossare dei perizomi o assaggiare tisane al gusto di merda facendosi pagare non è lavorare, è vendersi al primo offerente. Lavorare è sacrificio. Andiamo avanti. Piuttosto che avere un titolare, lavoriamo con tante aziende, piccole e grandi. Ci sono tante persone che lavorano dietro di noi e con noi. E che cazzo sei, Warren Buffett? È vero che hai 869.000 followers, però di certo non ti svegli al mattino pensando che due coglioni, oggi devo far vedere come mettersi il mascara. Io a questa roba qua non ci ho mai creduto. Andiamo invece a chiudere con un sorprendente dialogo tra mamma Gwendalina Tabassi e figlia. Aia. Andremo a pagare le bollette dal calzolaio, dalla sarta. Sei felice, amore? Tu stai uscendo così di casa? Ma così come? Con il pelo. E quindi? Vergogno. Ti vergogni? Io ti portavo all'asilo vestita da Winx e tu ti vergogni di mamma che ci abbatte col pelo? No, ma io ne ho solo 4 anni. Vabbè, io me li porto bene, mamma. Mamma.
Eccomi qua, scusate l'assenza, ma sono andato a vomitare. Ma una bambina di, non so, 12 anni può vergognarsi a uscire con te perché hai le ciabatte con il pelo, che poi voi ascoltatori non potete vederle, ma io che ho questa sfiga vi giuro che sono una roba raccapricciante, sono aberranti, sembrano delle spadriglias con il culo di Chip e Chop sulla punta. Non vedevo una merda simile da quando ho visto il film Alex l'Ariete. E oltretutto hai detto a tua figlia di non vergognarsi perché tu l'accompagnavi a scuola vestita da Wings, e lei giustamente incalza dicendo: ma avevo 4 anni. Ma chiamiamo noi il telefono azzurro, per cortesia, la situazione è inammissibile. Niente, siamo giunti alla fine anche di questa puntata. Io ogni volta spero di non avere mai materiale per la settimana successiva, dando speranza al genere umano, ma niente. Con questi qua io avrò materiale per tutta la vita. Potrei scrivere un libro, il vocabolario della lingua della merda, l'unica conosciuta oltretutto da questi individui. Ma in ogni caso io non mi arrendo. Bravo. Io so che prima o poi potremo cambiare questo sistema, togliendo il seguito a queste persone, per vederli finalmente andare a lavorare davvero. Altro che tisane del cazzo. Insieme ci riusciremo. Ciao proletari, alla prossima puntata, forse. Alla prossima puntata di Vita da Influencer con il Musazzi. Madonna mia, quanto lo amo, quanto lo amo, il numero uno del mondo.